Buongiorno amici e benvenuti alla prima puntata del TG delle buone notizie. Oggi parleremo di tantissime belle notizie che vi alleteranno la giornata. Prima strada che è stata creata con materiali riciclabili quali grafene e plastica riciclata. Di un'eredità particolare che una persona mette a disposizione di chi ha buona volontà e che ama le orchidee. E in un grattacielo a Milano si possono portare animali da compagnia al lavoro. E per finire parleremo di respiriani. Sarete molto curiosi, vi parlerò di chi sono questi respiriani e di qualcosa che piace a tutti, del popcorn e dei suoi benefici. Chi di voi non ha imprecato qualche volta, almeno per chi vive qua a Roma, quando con la macchina va dentro una buca? A me è successo e una volta ho anche bucato un pneumatico. E questa notizia mi allieta il cuore perché finalmente in Italia è stata creata la prima strada in grafene e plastica 100% riciclata ed è stata testata proprio sull'Ardeatina qua a Roma. È un nuovo materiale dermo-modificante al grafene che viene chiamato GPave. È un ingrediente che permette di migliorare le prestazioni dell'asfalto rendendolo più resistente, è anti-smog, anti-ghiaccio, inoltre aumenta la resistenza delle strade, quindi ci dimenticheremo finalmente le buche forse. Questo nuovo prodotto italiano strizza l'occhio all'ambiente proprio perché la combinazione di queste nuove tecnologie incrementano la durata e quindi non ci sarà bisogno della manutenzione come succede adesso in questo momento. Si stimano che le strade realizzate con GPave potranno essere riciclate al 100%, riducendo così l'estrazione di nuovi materiali. La creatrice di questo nuovo materiale è Interchimica, che si occupa di tecnologie per migliorare la prestazione dell'asfalto. Cercasi erede per prendersi cura di 1500 orchidee. Questa richiesta di cui vi parliamo oggi, che è insolita e originale, arriva da Alfrisio Di Vita, che è un signore di 80 anni che ha iniziato a pensare a chi lasciare le sue preziose orchidee custodite in tre serre. Questa collezione conta 1000 specie di un totale di 1500 piante. Per curare questi fiori però ci vuole un vero e proprio esperto, quindi non è per tutti questa eredità. Infatti secondo Alfrisio ci vogliono non solo lo spazio per contenere le serre, ma soprattutto la passione per questi fiori molto preziosi. Queste persone che se ne prenderanno cura devono avere una costanza nel tempo e un amore pari a quello di Alfrisio. Per tutti coloro che desiderano vivere secondo natura, a misura dei propri sogni, è nato il primo progetto Geovillaggio Ecolandia. Si trova a Floriano di Campli, in Abruzzo. Questo geovillaggio ha creato la prima geovilla umana. Che cos'è? È una casa a forma di quasi cupola. Andatevi a vedere cos'è una geovilla, perché spiegarvi la parola non lo so, però è fatta con materiali che respirano come legno e canapa, per cui sarà una casa geotermica, mantiene il fresco d'estate e il calore d'inverno, protegge da tutte quelle che sono le calamità naturali perché è anche antisismica. Questo progetto nasce da Pietro Tamburella, che si prefissa di creare tantissimi geovillaggi con le geoville in giro per l'Italia e per il mondo e che vuole finalmente dare una casa a tutti. Per tutti gli amanti degli animali, una buona notizia è che a Milano, nel grattacielo dell'Unicredit, le persone che lavorano all'interno dell'Unicredit possono portarsi le cucce, le ciotole e i loro amici a quattro zampe in ufficio. Per me che amo gli animali è una notizia meravigliosa perché so quanto è bello poter lavorare insieme al proprio amico a quattro zampe. Inoltre, come ben sappiamo, loro beneficiano della nostra presenza e vanno meno in ansia, perché comunque quando li lasciamo a casa da soli in quattro mura e noi siamo fuori, loro sentono la nostra mancanza, ma anche per noi e per i nostri colleghi può essere una pet therapy che fa bene a tutto l'ambiente di lavoro. Quindi grazie all'Unicredit per questa idea innovativa. La notizia curiosa di oggi parla dei respiriani. Non tocchiamo cibo e ci nutriamo solo di aria.
In pratica i respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, un po' come le piante, la fotosintesi clorofilliana, avete presente? Io non provo a farla questa cosa e consiglio di non farla neanche voi, perché comunque secondo i respiriani prima di arrivare a questo livello è necessario essere affiancati da esperti che possono accompagnare la persona a disintossicarsi, e quindi c'è un lavoro da fare sia a livello biologico del corpo ma anche a livello mentale, perché non è da tutti riuscire a fare senza del cibo e dell'acqua, per cui è molto curiosa questa dei respiriani, ma diciamo non seguiamola. E adesso parliamo di benefici di un cibo particolarissimo che noi utilizziamo come snack solitamente quando andiamo al cinema. Sto parlando dei popcorn, i tanto amati popcorn. Ah, grazie! I popcorn, secondo uno studio... Oh, me lo mangia, eh? I popcorn, secondo uno studio dell'Università della Pennsylvania, il professor Vinson, che è colui che sta studiando le proprietà del cioccolato, delle noci, di tutti i cibi che di solito noi mangiamo e consumiamo, dice che i popcorn sono altamente antiossidanti perché contengono moltissimi polifenoli. Inoltre sono ancora più ricchi di sostanze pregiate, quella parte fastidiosa che poi si incastra tra i denti, avete presente la pellicola del popcorn? Proprio quella. Quindi da oggi mi raccomando, ogni volta che mangerete i popcorn sentite che il vostro organismo si rigenera e ringiovanisce perché ha un'altissima quantità di polifenoli. Buon appetito a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!